stima che abbiamo ricevuto in qualità di società, come società, per aver diciamo dichiarato qualche giorno fa quali erano gli intenti e soprattutto la presentazione delle nuove, dei nuovi tasselli, no? Che volevo dare un attimo le affermazioni e la frase che mi è rimasta impressa del nuovo direttore generale, che ha detto: siamo qui per migliorare quanto di buono è stato fatto fino adesso. Pertanto io a questo punto direi che questa conferenza, se la vogliamo definire così, è più che altro un intento da parte della società di far capire quanto questa società, poi questo è un anno particolare, questa società è attenta al calcio cassinaro. Quest'anno era il primo anno che eravamo in Serie D e si sono sfiorati i playoff, quindi il risultato è stato importante. Poi c'è stata anche un'altra grande festa di cui parleremo magari con il professor Fornicano tra un po'. E quello che volevo dire è proprio questo, insomma, è stata veramente un'annata speciale per la città di Cassino e sono felice che ci sia qui anche Carmine Di Mambro. Avevo invitato anche il sindaco, credo che magari ha avuto degli impegni. Io passerei immediatamente la parola al presidente Nicandro Rossi. Scusatemi, io non ho stilato una scaletta, pertanto non esistono primi e secondi. Nicandro Rossi, al quale volevo chiedere, perché sono delle domande che ci hanno già posto, di parlarci bene dell'assetto societario, della struttura, dell'organizzazione che va sempre più avanti e soprattutto con le new entry che ci sono state in questi giorni e soprattutto di parlare di quella meraviglia di Campo 2 che abbiamo visto proprio, io l'ho visto poche volte, addirittura ho saputo che in questi giorni c'era un torneo meraviglioso che vedeva in più di 1000 bambini che giocavano al calcio per divertimento da tante città del circondario, per comprensorio. Ho sentito delle voci di persone che dicevano effettivamente questo è un centro sportivo che fa invidia a tante città. Allora, presidente Nicandro Rossi. Per noi è importante quest'anno ampliare l'assetto societario e creare una struttura che sia valida e una struttura che comincia a guardare al professionismo e in questo modo la prima cosa che noi abbiamo fatto ci siamo avvalsi di un direttore generale che è un professionista, uno che ha militato in categorie superiori, Ascoli, Serie B, Serie C e l'anno scorso è stato a Rieti dove ha vinto il campionato. Dopo di questo noi dobbiamo strutturarci con la messa in sicurezza degli impianti, dove questa società dovrà sborsare qualche soldino per far diventare questi impianti agibili, se no rischiamo di giocare a porte chiuse. E poi quest'anno sono contentissimo sia per come è andata la prima squadra, ma soprattutto come è andato il settore giovanile. Il settore giovanile abbiamo vinto quasi tutti i campionati, l'anno prossimo faremo tutti i campionati regionali, forse anche un campionato elite come con gli allievi, e quest'anno ci siamo proposti di fare ancora meglio con il settore giovanile e avremo un nuovo presidente del settore giovanile che è Marco Rocca, che si occuperà sia del settore giovanile e sia entrerà a far parte della società come vicepresidente. Quindi per quanto riguarda poi i programmi e gli acquisti di questa società, io passo la parola al direttore generale che è già da una settimana che sta lavorando in un modo molto intenso. Grazie.
Allora, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare la Banca Popolare Cassinate che ci ha ospitato in questa fantastica location e il Presidente che ha fatto di tutto per cercare eventualmente con la fine di fare in modo che io approdassi in questa città, che poi fondamentalmente è la mia città. E nonché i collaboratori che da una settimana in cui sto collaborando hanno dato la loro massima disponibilità e attaccamento veramente in una maniera incredibile per questa nuova stagione. Quindi non ho fatto altro che trovare veramente un ambiente sano, un ambiente pronto per mettersi nelle condizioni magari anche di migliorare tutto ciò che c'è da migliorare. Io ritorno a Cassino dopo tantissimi anni, dopo aver militato in tante società, aver vinto qualche campionato e ciò che spero di poter pian piano mettere nelle condizioni anche Cassino Calcio di ritornare dai professionisti. La società mi ha chiesto di organizzare questo club nella maniera più idonea possibile e metterci nelle condizioni pian piano di cominciare a entrare in quella mentalità per andare a fare i professionisti. Cassino merita questa categoria, merita il professionismo e noi faremo di tutto per cercare di centrare questo obiettivo, che ovviamente tengo a precisare perché a volte le parole possono essere eventualmente interpretate in modo diverso. Allora, il Presidente ha chiesto un programma biennale per organizzare intanto il club e mettere in condizioni la società di proiettarsi, per poi l'anno prossimo cercare di fare un campionato comunque all'avanguardia e provare a portare Cassino in Serie C. Quest'anno dobbiamo fare un campionato che almeno proviamo a centrare un obiettivo migliore di quello dell'anno scorso. Però è giusto precisare che non stiamo qui per poi cercare di vincere già da quest'anno, perché noi abbiamo bisogno anche di quel tifoso che probabilmente viene a consigliare qualcosa che forse ci è sfuggito e quel qualcosa può essere anche un elemento importante per creare ancor più quell'affiatamento, quel gruppo tra squadra, società e città. Abbiamo bisogno di questo, io guardo, ve lo dico perché sono tanti anni che faccio questo lavoro e per poterlo centrare ho fatto in modo che per centrarlo si debba avere rispetto dei ruoli, rispetto ovviamente di una scala gerarchica che oggi deve essere comunque in qualche modo costruita all'interno di questa società, di questo club, e c'è bisogno di voi, la squadra ha bisogno di voi, la società ha bisogno di voi, ha bisogno del vostro calore. Quindi è giusto che quando eventualmente ci sono delle cose che non vanno si contestino, perché è giusto che si contestino, però magari cerchiamo di trovare quella contestazione che sia in qualche modo costruttiva e non distruttiva, perché io farò il possibile e metterò a disposizione tutta la mia esperienza, grazie al presidente Nicandro Rossi, ma come ho detto già al Presidente, alla fine c'è bisogno sempre di tutti. Io tante volte nella mia vita sono entrato in delle società in punta di piedi e tante volte ho avuto dei consigli dall'ultima ruota del carro, che tante volte non è l'ultima ruota del carro, che è un magazziniere che magari mi ha fatto capire un qualcosa che fino a quel momento non avevo capito. Quindi queste sono cose importantissime per poter poi alla fine cercare di creare quell'azienda, quel club, per potersi poi proiettare in una categoria importante come la Serie C, perché non dimentichiamo che la Serie C oggi non è la C2 di una volta, praticamente ti avvicini alla B, e quindi cioè, è tutto un altro tipo di organizzazione, un altro tipo di norme e quant'altro. Io spero di ripetermi almeno per quanto fatto a Rieti. Io sono stato per due volte a Rieti e per due volte ho portato Rieti in Serie C, quindi spero di poter fare questa cosa anche qui. Non è facile, ma farò il possibile per poterlo fare attraverso tutti i collaboratori che il Presidente mi ha messo a disposizione, attraverso il Presidente che mi ha messo a disposizione praticamente tutto, che è il mister che ha condiviso tante di quelle cose che ci siamo detti in questa settimana. Quindi io vi ringrazio tantissimo, spero di poter dialogare e collaborare con voi anche. Io sto al campo, quindi qualsiasi cosa eventualmente voi vorreste magari sapere, confrontarci, concertare, io do la mia massima disponibilità. Cassino, come tante altre realtà, è della città. Oggi il Presidente rappresenta questo club, ma poi fondamentalmente le società le mandano avanti da gente che ha passione in tutto questo. Quindi vi ringrazio e spero di vedervi presto. Bene, ringraziamo il direttore generale.
per questo intervento abbastanza esaustivo ed ecco, insomma, è stato più che chiaro. Anche il Comune di Cassino ci sta molto vicino, c'è stato un incontro di cui ho fatto il comunicato stampa proprio l'altro giorno tra il sindaco e... Scusa, di questa cosa posso... vado io un attimo più nei dettagli. Allora, di questa cosa così siamo trasparenti anche in questo press. Allora, siamo stati invitati dal sindaco, non c'era Carmine, di questo mi è dispiaciuto, infatti poi poco fa ci siamo un po' scambiati delle idee. Tengo a precisare che è stato veramente un incontro cordialissimo, quindi con il comune che si è messo a disposizione e ha dato la sua massima disponibilità a cercare di risolvere alcune situazioni che in questo momento bisogna risolvere. A questo, oltre a ringraziare comunque il comune dove stiamo mettendo a posto quegli atti che ovviamente occorrono per fare in modo che il Cassino parti non a giocare a porte chiuse, bisogna ringraziare il presidente, perché in quell'occasione il presidente si è dato disponibile a cercare di ottimare il Salvedi effettuando dei lavori che fondamentalmente dovevano essere a carico del comune. Quindi il Comune ha chiesto al Presidente se poteva cogliere questa occasione e il Presidente è stato così cortese e cordiale che ha preso in considerazione questa cosa. Noi stiamo portando avanti con Benito Coppola quelli che sono i documenti che ci occorrono per iscrivere la squadra e mettere in condizione che il Salvedi sia già disponibile e agibile per poter fare le gare a porte aperte e non a porte chiuse. Però siamo anche a buon punto, quindi volevo ringraziare il Comune perché è stato veramente cordiale e il Presidente che si è assunto quest'onere non indifferente. Questo è un ulteriore sacrificio, è un'ulteriore dimostrazione della passione che ha per questi colori calcistici. Ha detto adesso il nostro direttore sportivo, è condiviso da tutti perché io ho visto che tanti attestati di stima che hanno proiettato insomma il discorso verso una cordialità unica. Io ho avuto il piacere di parlare con il sindaco, con Carmine, l'amico Carmine, e non c'è stata, devo confidarvi, nessun tipo di attrito, cioè c'è solo la volontà di gestire le cose al meglio per far sì che quest'anno il Cassino Calcio abbia la sua struttura, poi in qualche modo si farà, considerato che il Presidente Rossi dovrà a questo punto metterci le mani, perché in un momento un po' particolare della nostra amministrazione comunale, come spiegava l'ingegner D'Alessandro, bisogna un po' rimboccarsi le maniche. Vi darei per un po' anche la parola a Carmine. Questa è stata un'annata veramente particolare, la nostra città ha vissuto dei momenti di entusiasmo e dei momenti veramente di felicità, grazie a tante persone che hanno collaborato al meglio, a livello di basket si è raggiunti un qualcosa che non avveniva da tempo, pertanto volevo soltanto, ecco, oggi è riservata per il calcio, però ci tenevo a sapere il pensiero del rappresentante del Comune. Allora, buonasera a tutti, porto anche i saluti da parte del sindaco e dell'intera amministrazione. Non finirò mai di ringraziare il presidente Nicandro Rossi, non finirò mai di ringraziare la famiglia Formisano per quanto riguarda il basket, ho già modo di confrontarmi con Donatella Formisana e Leonardo Manzani, li ringrazio soprattutto per aver portato il nome di Cassino nella serie A del basket, e questi siamo onorati. Ringrazio Nicandro Rossi che già l'anno scorso, purtroppo l'ultimo anno, non sono riuscito a seguire nel basket e nel calcio per altri tipi di problemi, ma con il cuore sono stato vicino sia al basket che al calcio e spero di essere vicino fisicamente da oggi fino alla fine del campionato, basket e calcio. E ho avuto modo di confrontarmi con Nicandro sia l'anno scorso che quest'anno, non posso fare altro che ringraziare Nicandro perché le problematiche del comune sono alla luce del giorno. Il comune non ha cassa, ma come tutti i comuni, io non mi voglio nascondere dietro un dito, tutti i comuni hanno problematiche finanziarie, il comune Cassino forse ne ha un po' più degli altri. Stiamo cercando di risolvere i problemi,
e sicuramente grazie agli impegni e agli investimenti di Nicandro Rossi nel calcio, della famiglia Formisano nel basket, riusciamo a mantenere le squadre nella nostra città, che noi non è altro che motivo di orgoglio. Voglio spendere un attimo una parola al nuovo direttore generale del Cassino Calcio. Non nulla togliere agli amici che fanno parte di questa società. Per me è un piacere di vedere Pierluigi, a me mi lega Pierluigi da, praticamente dalla nascita. Siamo amici da sempre, abbiamo condiviso e diviso tante cose, quindi per me è un piacere di vederlo nella sua città, perché Cassino è la sua città, anche se è romano di adozione, poi cassinate. E per me non può essere altro che un piacere di vederlo qui al servizio della città del Cassino Calcio. Grazie. Vincenzo Formisano, l'amico Vincenzo, che è sempre presente sugli spalti ad inveire a fare troppo in maniera molto elegante. Allora, si sente, ma tanto almeno pronto, sì, vabbè, sì. Ma non c'è bisogno. Allora, intanto saluto a tutti, soprattutto all'amico Nicandro, me lo dovete consentire, perché ormai l'amicizia che mi lega a Nicandro, la sua famiglia, è storica, e soprattutto il mio è un intervento più da tifoso. Sicuramente la banca sarà vicino, qui c'è il presidente che più di me potrà portare il supporto e testimoniare il supporto delle sue decreto, però io sono soprattutto un tifoso. E da tifoso vorrei dire tre cose. Questa è una città in cui tutto quello che si fa, e si fa tanto, molto spesso non viene mai valutato nella giusta misura. E allora, siccome siamo, è vero, siamo all'inizio della nuova stagione, ma siamo anche alla fine di una stagione. E vorrei ricordare a tutti quanti noi e ai tifosi, quindi me compreso, che 4 anni fa il Cassino Calcio ha rischiato di finire e che in 4 anni la società di Nicandro Rossi ha conseguito 2 promozioni e la vittoria di una Coppa Italia regionale e ha perso la semifinale, quindi la possibilità di giocarsi la finale per un soffio della Coppa Italia nazionale. E questo è il risultato sportivo, che è quello che conta. La solidità patrimoniale e finanziaria. Oggi noi abbiamo una società che non ha un euro di debito nei confronti dei calciatori, che non deve pagare alcun fornitore e che ha un centro sportivo che è un gioiello in soli 4 anni. Questo grazie al sacrificio di una persona e di una famiglia che lo supporta. Lo dico a noi tifosi, io mi voglio mettere insieme a Mario, a Pipistrello, perché insieme noi ci facciamo le nostre tamburate. Questa società, questo sodalizio ha bisogno di tutti quanti noi. E sapete quando uno ha bisogno? Quando le cose non vanno tanto bene. Quando il risultato scricchiola, perché se la scienza del calcio fosse una scienza esatta, beh, compri i giocatori e vinci. Abbiamo tanti esempi in Serie A, l'Inter per esempio che ha speso 1 milione di euro, la Roma che ha speso 1 milione di euro, a me fa piacere che non vince mai. Ma oggi il Brasile ha vinto a 4 minuti dalla fine contro il Costa Rica. Questo per dirvi lo sport in genere, per non parlare dell'Argentina. Allora oggi noi abbiamo una società solida con un progetto solido, e se qualcuno magari ha avuto mai diciamo il dubbio se questa società avesse ambizioni o meno, la presenza del direttore Pierluigi Di Santo toglie ogni dubbio sulla serietà del progetto. A ciò aggiungiamo anche che abbiamo imprenditori e amici che aiutano Nicandro. C'è qui Andrea Balsamo, c'è Angelo che con la passione, anche con la vicinanza umana, perché a volte c'è bisogno anche di una parola di conforto. Guardate, una parola di un presidente, non faccio nome di calcio perché è di un'altra squadra qui vicino, il Frosinone, mi disse Stirpe una volta: Vincenzo, la cosa più brutta quando perdi è che sei solo, non solo sei triste perché hai perso, ma hai cacciato anche i soldi. Cioè noi non dobbiamo dimenticare che questi signori cacciano i soldi e lo fanno per pura follia e per pura passione. E allora noi li dobbiamo sostenere, la città li deve sostenere. Vedere lo stadio con 1.000 o 2.000 persone significa poter aiutare il presidente a fare quel passo da folle. Se invece siamo sempre i soliti 50-100, ebbene le ambizioni non si possono avere. Direttore, io voglio andare in Serie C. A me tutte queste cose, io posso parlare perché sono tifoso e non me ne voglia il presidente. Ma ci dobbiamo andare all'insegna della sostenibilità.
io mai chiederei, mai i tifosi possono chiedere a un presidente, a uno sponsor o ad altri imprenditori, altri sponsor, di fare il passo più lungo della gamba, perché poi si fallisce, poi finisce il calcio, e noi ne abbiamo già avuto qualche brutta esperienza, esempio qui a Cassino. Noi dobbiamo fare le cose sostenibili, dice il mio amico, pane e mortadella, pane e peperoni. Però questo non significa che non si debba essere ambiziosi, perché il progetto Cassino è un progetto ambizioso che in soli 4 anni ha avuto dei risultati eccellenti, è una base per ripartire. È evidente che oggi in provincia abbiamo degli altri esempi, c'è una squadra che è andata in Serie A di cui tutti noi istituzionalmente siamo più che contenti, e deve essere un modello per alzare l'asticella, perché ci vogliamo andare anche noi tra 5, 10, 15 anni, perché no? Però dobbiamo avere questa ambizione, tutti quanti insieme supportare Nicandro, supportarlo non solo moralmente ma ovviamente anche economicamente. Questo è un patrimonio della città, quindi ai tifosi, a noi tifosi numerosi sulle tribune del Salvetti, con la voce, con il cuore sempre vicino al Cassino. Ultima chiosa, il nostro mister è una garanzia. Mister, tu ti ricordi quando noi abbiamo fatto le scuole insieme col mister, facevamo le partite a pallone, lui giocava da solo contro noi tutti, ovviamente vinceva sempre, liceo scientifico. Avere un mister come Corrado, perché qui la cosa bella è che questa è una squadra di cassinati, dal presidente al direttore generale all'allenatore, l'attaccamento. E quest'anno abbiamo anche un capitano che è di Cassino. E che Imperio, come no? Dove sta? Ma ci sta, non ci sta oggi, non lo vedo. Veramente. Quindi l'identità e il senso di appartenenza. Beh, io penso che è la caratura del nostro tecnico, perché anche su questo abbiamo quasi sottovalutato il grandissimo, e sottolineo il grandissimo campionato che è stato fatto. Perché noi eravamo una matricola, siamo una matricola, abbiamo fatto il primo anno di Serie D con un risultato sul campo eccellente. Siamo andati a un passo dai playoff. Alla fine non so fino a che punto, sempre da tifoso parlo, fino a che punto ci conveniva andare nei playoff, l'abbiamo visto, però se ci fossimo andati ci saremmo andati volentieri. Adesso, caro direttore generale, caro Pierluigi, noi vogliamo vincere e quindi vogliamo andare in Serie C. Tu hai detto tra 2 anni, però se ci andiamo prima io sono più contento. Grazie. E forza Cassino. Diciamo che se si parla da tifoso si può dire tutto. Posso dire tutto, da tifoso le sogno. Quindi ai sogni non si comanda. Sono tifoso della Lazio, quindi se non sono tifoso io, cioè io sono proprio il prototipo del sognatore, perché sennò non vinco mai. Delle cose assurde, anche l'Italia che non è andata ai mondiali, facevate accenno prima all'Argentina. L'unica cosa che abbiamo ai mondiali quest'anno, se non mi ricordo male, è l'inno della Colombia, pare che sia uno di Ceccano, e l'autore è uno di Ceccano, pertanto è in lingua italiana addirittura. Un po' le domande. Lo leggevo per caso in questi giorni. Il ringraziamento che non ho fatto fino adesso, ma volevo farlo al mister Corrado Urbano, che io conosco da sempre come persona seria, dedita al lavoro, e adesso non sta qui, ma insomma, due paroline se vuoi. La conferma di Corrado Urbano è stata veramente una cosa meravigliosa, non c'era nessun tipo di dubbio, però l'acquisto di Carcione definitivo al 100%, Imperio Carcione, vecchia conoscenza del calcio cassinato. Qualche dettaglio in più e poi magari diamo la parola al direttore se qualcuno vuole intervenire tra il pubblico e fare qualche domanda. Chiedevo a Corrado Urbano, volevo dire l'ultimo dettaglio e poi faccio la domanda. L'ultimo dettaglio è che qualcuno mi chiedeva prima, i ragazzi andranno in ritiro dal 23 luglio all'8 agosto, dico male? No, al 12. Al 12 agosto. Al 12 agosto. Probabilmente resteranno a Cassino, ecco. Sì, qui a Cassino, quindi non andrà. A Monte Cassino. A Monte Cassino. A Corrado, ecco, volevo chiedere questo, insomma. Lui, una buona parte di questi ragazzi, credo che, non dovrei dirlo io, lo dovrà dire poi sicuramente il direttore generale, però la struttura della squadra, credo che lavoriamo proprio sui pilastri già esistenti, pertanto anche a livello, diciamo, mentale tu li conosci, sai che
che ragazzi sono. Non è che il tuo pensiero ecco sulla struttura. Ma intanto io sono molto contento di essere stato riconfermato dal presidente, da tutta la società, da Andrea, da Angelo, da tutti i collaboratori, perché allenare il Cassino sono sempre delle motivazioni particolari. Poi da uno che è di qua, perché anche se abito a Piedimonte, io vivo Cassino 24 su 24, è una responsabilità, ma anche, sono anche delle motivazioni importanti. Credo che abbiamo fatto un buon campionato lo scorso anno, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto anche qualche errore, perché bisogna anche essere umili e guardarsi su qualche valutazione di qualche giocatore, ma l'abbiamo fatto più che altro per inesperienza della società e soprattutto perché io venivo da 3 anni di settore giovanile, quindi avevo perso un po' quello che era l'occhio della categoria e effettivamente poi per quanto riguarda i giovani credo che abbiamo fatto degli ottimi acquisti e si sono rivelati anche in una fase importante del girone da traino. Abbiamo sbagliato qualche valutazione con qualche grande, insieme a Riccardo Patini l'anno scorso abbiamo fatto la squadra insieme al presidente, abbiamo cercato di fare il meglio possibile. Quest'anno ci avvaleremo dell'esperienza, della competenza di Gigi sia a livello di società che a livello tecnico. Ho avuto il piacere, ci conoscevamo già per aver giocato contro, per esserci incontrati con delle squadre diverse, ho avuto il piacere di confrontarmici questa settimana e in tantissime cose, se non in tutto, la pensiamo allo stesso modo e grazie alla sua esperienza, alle sue competenze, io credo che quest'anno potremmo senz'altro migliorarci. Ringrazio tutti, ringrazio di nuovo in modo particolare il Presidente Rossi per la fiducia che mi ha rinnovato. Grazie a tutti. Bene, se qualcuno vuole fare delle domande, penso a Tesciune. Antonio Tesciune, Cassino Informe, di Ioni. Intanto, ci siamo subito. Sì, sì. Hai detto che hai lavorato su Cassino già da una settimana, stai lavorando da una settimana. Ci puoi spiegare in che consiste questo lavoro già effettuato? Per quello che si vuol dire, chiaramente non posso dire. No, intanto Antonio tengo a precisare che abbiamo lavorato, perché non ho lavorato soltanto io, quindi ci siamo confrontati con i collaboratori e inizialmente ho cercato di capire assieme al mister e ai collaboratori quella che era la rosa dell'anno scorso per vedere come andarla a migliorare, precisando sempre che ovviamente il Presidente ha messo a disposizione un bilancio e qui il bilancio deve essere rispettato. Poi noi sappiamo tutti che il Presidente è il primo tifoso di questa città, quindi poi magari strada facendo si può anche andare a rivedere determinate cose, però è giusto rispettare ciò che ci ha detto il nostro Presidente e portare avanti questo tipo di situazione. Ci siamo confrontati per capire un attimino quelli che sono ovviamente i calciatori che l'anno prossimo possono fare al caso del Cassino Calcio e dove andare a migliorare nei reparti nevralgici. Posso confermare che da questa chiacchierata ovviamente abbiamo fatto non solo, ormai la cosa è nota a tutti, di Carcione e abbiamo comunque confermato Ricamato e Abreu. A questo bisognerà andare a creare quel tipo di mosaico in merito al modulo che il mister vuol fare, ma anche se di modulo a volte si parla, ma fondamentalmente deve andare a creare quella funzionalità di squadra che prima deve essere composta da uomini e poi da calciatori. Quindi ci siamo fatti un ragionamento su quelle che saranno i calciatori che potrebbero fare al caso di questa realtà e cercare di andare a fare quel risultato che tutti noi auspichiamo. Non sto qui adesso a dire un po' quelli che sono i nomi che ci siamo detti col Presidente e con il mister, perché poi tra concorrenze e cose varie, perché non ci dimentichiamo comunque che insomma, i calciatori che io ho avuto in questi anni, parlando anche di quelli che sono di Rieti, il mister che avevo l'anno scorso è andato a Latina, quindi voglio dire, devo cercare anche un attimino di creare quella sinergia e di rapporto che ovviamente occorrono. Quindi lavoreremo un po' sotto traccia, quando è il momento di poter esprimere qualcosa di più
certo, lo faremo sicuramente. Però vi posso garantire che già stamattina c'è stato un incontro molto proficuo con il Presidente e con il Mister su alcune situazioni che, come vedi, come stamattina, cambiano da un momento all'altro in merito a quella che possono essere la funzionalità di giocatori che possono servire a questa realtà. La cosa che vi posso dire è che senz'altro la squadra verrà migliorata sotto tutti i punti di vista e porteremo, tengo a precisare che non parlerò mai a livello singolare, perché quando si fanno le cose si fanno assieme, quindi quello che si deciderà assieme, quello che si andrà ad affrontare si affronterà assieme, perché come ho detto prima da soli non si va da nessuna parte. Abbiamo creato la società verrà praticamente strutturata con una piramide apicale. All'interno, oggi abbiamo più che altro visto un po' quelle che sono i discorsi di natura tecnici che ci interessa in modo particolare in questo momento, anche perché dobbiamo mettere in condizione il mister di partire il 23 luglio, che abbia comunque una buona base di atleti e non partire. Dico anche un'altra cosa, come ho detto al Presidente, io non sono abituato a prendere i calciatori subito, nel senso che se ho l'intuito, l'istinto, confrontandomi sempre con i miei collaboratori, che il calciatore va preso nell'immediato, se ne parla col Presidente, la cosa si fa, altrimenti di calciatori, ragazzi, ce ne stanno tantissimi, quindi dobbiamo andare a fare la scelta giusta, anche perché la rosa non può essere composta da 30 giocatori, bisogna andare a prendere i giocatori giusti per fare in modo che il mister che faccia le migliori scelte possibili. Di solito a volte le rose le ho concluse ad agosto, quindi perché quando mi fisso su un calciatore poi devo prendere quello, e quindi devo aspettare, perché tante volte, sai, cominciano le concorrenze, voglio rimanere in Serie C, voglio questo, voglio quell'altro, poi magari in quel momento ti lasci prendere un po' dalla fretta e magari fai la scelta sbagliata. Noi dobbiamo fare la scelta giusta, la scelta oculata, la scelta funzionale al progetto. Quindi magari non vedrete il calciatore che arriva in 2 giorni, in 3 giorni, in 4 giorni, ma vedrete passo passo quello che poi alla fine sarà la scelta migliore che si andrà a fare per il bene del Cassino Calcio. 3 confermati mi sembrano poco, immagino che ci siano tanti altri in lista di attesa. Ci sono giocatori in lista di attesa per capire eventualmente se possono o meno darci quel contributo che tutti noi ci aspettiamo. Il Presidente, per come è fatto lui, li avrebbe confermati quasi tutti. Ah, per dire, non abbiamo avuto il tempo di parlarci, sì, però con questi già abbiamo Della Pietra, confermato, però Della Pietra, no, è fuori Darbor. Questi qua perché e stanno tutti giovani. Perciò io non immaginavo proprio la conferma. Ah, poi sono tutti giovani. Poi sono i giovani, ecco, sono un po' storia all'occhiello, poi penso che. Ma i giovani, come ci siamo detti stamattina, è ovvio che comunque bisogna lavorare su quello che, soprattutto con il calcio di Cassino, e quindi noi questo ci lavoreremo. Sui giovani abbiamo previsto un raduno per vedere anche quelli che oggi sono tesserati per il Cassino Calcio. È ovvio che io, insomma, dei giovani in questo momento mi sono occupato, ho cercato più di vedere un po' quella che possa essere l'ossatura principale. I giovani che già hanno erano in rosa lo scorso anno. Li stiamo valutando, sì, stiamo valutando. I vari giovani che tu dici, penso che ti riferisca a Darbor, che Darbor è fuori sede. Della Pietra rientra nei piani tecnici, non abbiamo, però dobbiamo incontrarci. Per quanto riguarda gli under, D'Alessandro, che l'anno scorso ha giocato 32 partite, però era in possesso del 108, si dovrà rincontrare direttore a breve con il suo procuratore per cercare di riportarlo. Tribelli la stessa cosa, però non sono al momento giocatori tesserati con il Cassino perché hanno il cartellino loro e bisogna ritrattarlo. Hanno sicuramente contribuito, però con questo voglio dire non è che eventualmente non possono essere sostituiti. Può succedere pure che uno magari crede che possa far parte del progetto, ma poi fondamentalmente non trovi d'accordo, quindi non è che poi ci sono situazioni magari già precluse, non sono precluse, però ci sta pure che tante volte, io faccio un esempio, tante volte ci sediamo qui di fronte, magari c'è il calciatore che oggi sta facendo un po' attraverso il suo agente, si sta facendo pregare e noi stiamo qui a dire magari Tizio o Caio, e domani probabilmente ci vado a parlare e mi dici invece di X voglio Y, quindi io non sono... È per questo che non ho fatto inizialmente i nomi. Io parlo più che altro di quello che possa essere squadra. Poi nei nomi
ci andiamo pian piano, perché alla fine bisogna avviare trattative, tante le trattative bisogna avviarle in modo strategico, non in modo così molto aperto e trasparente, perché io devo fare interessi del club, non è che eventualmente devo fare interessi magari a far guadagnare uno e non a mettere in condizione il club di fare la giusta spesa per quel singolo. Quindi io inizialmente, quando ho parlato di Ricamato, ho parlato di Cascione, non ho parlato di Darbo, ne parlo adesso, non ho parlato degli altri perché in questo momento non sono del Classico Calcio. Quindi stiamo parlando, valutando se eventualmente il Classico Calcio ritiene che possono essere utili al progetto, si parlerà. Però tanti calciatori sono liberi, quindi è come se in questo momento ha fatto parte del casino, ma potrebbe non farci parte. Esatto. No, giusto, non si fa dei nomi. Se più o meno per ruolo, quanti giocatori pensi di farvi l'anno? Ma questa è la stessa domanda. Se io adesso vado a dire per ruolo, magari chi in questo momento deve essere valutato per quel ruolo pensa probabilmente che non fa parte del progetto. È ovvio che nella vita si fanno le scelte, la scelta si fanno per gli allenatori, si fanno per i direttori, si fanno per i dirigenti, si fanno per tutto e si fanno anche per i calciatori. A volte si ha un po' di remora di magari di parlare o dire verso qualcuno qualcosa per non fargli dispiacere. Il calcio non è questo, il calcio a volte è spietato. Nel calcio si fanno le scelte, quindi nel momento in cui si fanno le scelte il calciatore che è stato qui, sì, ti voglio bene, posso anche essere affezionato a te, però o me dai o pigliamo strade diverse. Cioè io la penso in questo modo qua, quindi perché sono comunque dipendenti e quindi da dipendenti si devono comportare. Io la penso in questo modo, quindi se oggi mi metto qui a dire che abbiamo fatto un ragionamento per due difensori, per quattro attaccanti, per tre centrocampisti, esce fuori il problema magari di chi oggi è in attesa che dice allora sto fuori. Quindi questa è una situazione che il Presidente ha chiesto di intanto valutare alcune situazioni dei calciatori che oggi hanno dato al Cassino Calcio ed è giusto da avere quella giusta riconoscenza. Quindi una volta che ci abbiamo parlato e ci ho parlato con i collaboratori, potrebbe anche darsi che poi non ci siano le condizioni per proseguire. E quindi se non ci sono più le condizioni per proseguire, senza rancore, le strade si dividono e si fanno altre scelte. Quindi torniamo alla risposta di prima, se vado a dire determinate cose, ecco perché avevo detto, perché anche sul giovane, il giovane deve pur capire magari che se tieni a Cassino, io non ti nomino, non dico il tuo nome. Sei tu che devi fare in modo che io possa dire il tuo nome. Quindi vieni qua, se oggi hai dato il 50 mi devi dare il 100. Io la penso così. Giusto, cioè, non si può parlare. E poi fino al 30 giugno non possono firmare, quindi quello che ci diciamo non è vero niente. Mi è parso di capire che insomma anche il ruolo che lui riveste è un ruolo che impone questo tipo di atteggiamento, no? Buon padre di famiglia che non è che può dire a tutti e non può farsi prendere sicuramente dall'emozione e dall'affetto. Naturalmente. No, io vi dico, ho fatto un paio di telefonate di ragazzi che sono stati qua e non direttamente con loro, perché qua tutti c'hanno gli agenti, tutti c'hanno i procuratori, poi fondamentalmente in Serie D nei dilettanti non dovrebbe neanche esistere più di tanto questa cosa, però tutti ce l'hanno ed è giusto che comunque la società poi alla fine rispetti. Vai a vedere quello che poi alla fine sono i bilanci che bene o male ho studiato in questi giorni che mi ha dato il Presidente, tanti calciatori magari da X hanno chiesto Y, pensando probabilmente che... Allora io dico che il Cassino ti ha messo nelle condizioni di poter dimostrare, tu hai dimostrato, non puoi non tener conto che questo marchio, questa società ti ha fatto e ti ha reso comunque in qualche modo anche, non dico importante, ma comunque hai portato attenzione verso altre società, devi rispettarlo prima questo. Quindi io tante volte meno ne parlo e meglio è, perché se ne parlo probabilmente poi alla fine creo quella strategia sbagliata di aziende che deve agire comunque non andando a spendere, ma cercare di andare a spendere nel giusto ed essere più economica possibile, quindi avere il meglio e pagarlo meno. Questo è il principio. Volevo fare una domanda. Visto che abbiamo qua il nostro Presidente della Banca Popolare, lo sponsor ufficiale di questa società che è da 5 anni, ecco, per esempio, che impegno si sente di dire di questa società?
In che senso? Chiedo scusa, ma guardi, guardi, il nostro impegno c'è sempre stato e continuerà ad esserci, perché io ho apprezzato le parole sia dell'allenatore che del dirigente, del direttore, che non lo conoscevo soltanto di fama e non personalmente, però ha dato delle risposte puntuali. Noi supportiamo, perché questa mattina c'è stata un'altra conferenza stampa qui, dove noi, indipendentemente da quello che può essere lo sponsor, ma qua anche mio figlio, e credo che parlerà anche, noi dobbiamo essere tutti quanti assieme, perché soltanto così possiamo sostenere quello che tutti quanti desideriamo. Perché mentre mio figlio è stato un poco così, io no, io a prescindere che parlo da tifoso, ma parlo anche da imprenditore e da rappresentante di un istituto di credito locale. Noi dobbiamo andare in Serie C, perché Cassina merita praticamente un calcio che possa dare a tutta la zona del Cassinato quello che spera e si ha. E vedete, io sono un sostenitore, indipendentemente da quello che può essere lo sponsor, sono Donato Formisano e come tale mi propongo e dico che non è la Banca Popolare, ma dobbiamo essere tutti quanti assieme a dare quel sostegno anche morale e di presenza negli stadi e nello stadio, per dare la possibilità al Presidente di effettuare quello che già ha promesso e che di propria tasca farà. Quindi, vedete, che cosa vuoi che ti dica io come rappresentante della banca? Noi siamo veramente attenti al territorio, noi siamo vicini a tutte le realtà, sia sportive che culturali, e lo vedete tu attraverso tanti tanti eventi che noi facciamo. Noi abbiamo la fortuna di avere una società di calcio rappresentata da un operatore economico di grosso livello, forse molti di noi non apprezzano, ma sappiate che insomma chi oggi rappresenta il calcio a Cassino è un imprenditore di spessore. E vedete, Cassino ha dimostrato di farsi valere in tutti i campi. Si è parlato prima, l'ha detto Stampa, il coordinatore del... noi in 3 anni siamo stati capaci, dalla squadra di calcio a risorgere, la squadra non c'era più. Oggi abbiamo una squadra di Serie D che sicuramente quest'anno, caro direttore, tu ci devi portare in Serie C. Nella mia vita non sono abituato a perdere. Non sono abituato a perdere. Noi in 3 anni abbiamo, chiedo dopo parli, fai l'interrogazione, in 3 anni sia come squadra di calcio, partire da sotto zero, oggi siamo in Serie D, e che sono risultati di tutto rispetto. Abbiamo un'altra squadra che tutti quanti stiamo sostenendo, che è quella di basket, ne ha parlato prima. In 3 anni da una prima divisione siamo arrivati in Serie A, cosa che è una squadra che rimane nella storia del basket italiano. Non so se avete letto la lettera di Malagò, non solo nel basket italiano, ma dice addirittura mondiale, perché nessuna squadra è stata capace, nessuna società in 3 anni a fare bene, così come dicasi per la squadra di calcio. Noi l'anno prossimo dobbiamo andare in Serie C a tutti i costi, per poi fra qualche anno andare in Serie B e arrivare alla Serie A. Noi non vogliamo essere, caro direttore, ambizioni. Non vogliamo essere secondi a nessuno. Ci fa piacere che la nostra provincia è riuscita ad esprimere un calcio di Serie A. E ci complimentiamo con la società e con Frosinone e con tutto lo sport. Certo. Però consentitemi che anche noi siamo ambiziosi. E io sono un ambizioso. Ma se non c'è ambizione, nonostante la mia giovane età. E voglio vedere la nostra squadra di calcio che veramente possa militare nelle categorie superiori. E con questo io voglio dire, anche stamattina ne abbiamo parlato col sindaco, e io saluto anche l'assessore che si sta esprimendo
molto ma molto bene, e si sta adoperando a che praticamente lo sport a Cassino possa veramente dare un qualcosa di buono. Quindi abbiamo un'amministrazione che ci avvicina, abbiamo, credo che sia un paese dove possiamo avere dei tifosi all'altezza della situazione. La città di Cassino è stata capace di risorgere nell'appena dopoguerra, dopo l'immane distruzione che ha distrutto, e dobbiamo risorgere anche calcisticamente, sportivamente, culturalmente, sotto tutti gli aspetti. Noi siamo il paese Cassino, il più ricco d'Italia. Abbiamo cultura, abbiamo antichità, abbiamo tutto. Ci sono pure i cittadini che sono buoni. Sì, siamo i migliori della provincia, non siamo sociali, noi apparteniamo all'alta provincia. Sì, sì. Consentitemi di dissociarmi dalla socialità in sociale. E credo che Cassino, se vi ricordate, apparteneva all'alta terra di lavoro. Quindi noi vogliamo che Cassino torni a brillare così come nel passato, e io spero e sicuramente sono convinto che arriveremo. Caro Presidente, e lo devi promettere, ma ce lo promettiamo tutti quanti. Tu però sei un fermo. Siamo in compagnia del padrone di casa, il presidente della Banca Popolare Cassinara. Si sa, è notorio che l'attività della banca, oltre a quella finanziaria, l'impegno verso gli sportivi e tutte le manifestazioni culturali possibili e immaginate. Intanto quest'anno salutiamo il basket Virtus Cassino in A2, è storica questa promozione, e chi meglio del presidente Donato Formisano può dare un giudizio su questa attività crescente, sempre in crescente, dello sport qui a Cassino. Io mi ripeto, noi siamo una banca locale e tu lo sai, sì, perché tu ci conosci molto bene, e che oltre al credito noi ci teniamo a che Cassino possa crescere sotto tutti gli aspetti. E uno dei volani dell'economia cassinata potrebbe essere proprio lo sport, che forse molti di noi non hanno capito. Noi sosteniamo, abbiamo sostenuto come banca, ma anche come famiglia, molto come famiglia e poco come banca, così come abbiamo sostenuto il calcio. Ma oltre alle due squadre che oggi rappresentano la realtà sportiva Cassinate, noi sosteniamo anche altre squadre e anche altri sport. Quindi ci teniamo a che lo sport culturali, poi non parliamo di eventi culturali, sociali, perché vedi, questo fa parte del volano dell'economia, perché se cresce la cultura, se cresce lo sport, cresce anche l'economia. Se cresce l'economia, cresce la ricchezza a Cassino, crescono i valori, e siamo tutti quanti creatori di valori. Questo è quello che dobbiamo capire noi tutti quanti cassinati. Presidente Rossi, nuova avventura per il secondo anno, no? In Serie D, quindi è una nuova avventura a tutti gli effetti. Ci sono delle innovazioni, dei personaggi nuovi, ma diciamo che il fiore all'occhiello è stato l'ingaggio di Santo, direttore generale di questa società. Di Santo è una garanzia per quanto riguarda il calcio, perché ha fatto bene ovunque è andato, lo ricordiamo l'anno scorso, quindi il campionato con Rieti, poi Ascoli, eccetera, eccetera. Allora, vuoi arricchire questi concetti che ho espresso? Sì, noi abbiamo preso Di Santo soprattutto per darci una struttura a questa società. Di Santo è una persona molto, molto qualificata, e quindi ci poteva dare una grossa mano, e lo sta facendo in un modo veramente impressionante. Quindi le novità per adesso sono queste. No. Giocatori, i giocatori stiamo trattando diversi calciatori, però non possiamo fare nomi, certo, perché non, fino al 30 giugno sono di altre società. Le liste si aprono il primo luglio, quindi bisogna aspettare. Quindi. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ma diciamo che noi l'anno scorso, secondo me, abbiamo fatto un buon campionato, un ottimo campionato, considerando, come hai detto tu, appunto, che ci ripresentavamo in categoria dopo diversi anni. Anche per me, che venivo da 3 anni di settore giovanile, dalla Primavera del Bari, era di nuovo un
rimisurarsi in questa categoria. E abbiamo fatto un ottimo giorno d'andata con 31 punti, girando quarti in classifica. Girone di ritorno abbiamo perso qualche punto e abbiamo lottato fino a due giornate dalla fine per i playoff. Sono molto contento di essere stato riconfermato, ringrazio il presidente Rossi e tutta la società insieme per la fiducia che mi hanno rinnovato, e credo che questo significa anche aver apprezzato il lavoro fatto, la serietà professionale, l'etica professionale che io metto in campo giorno dopo giorno, e soprattutto con i più giovani abbiamo fatto un bel lavoro. E adesso, a differenza dello scorso anno, ci ritroviamo a ripartire secondo me con delle basi diverse, perché abbiamo 4-5 giocatori che sicuramente riconfermeremo, che saranno l'ossatura di questo campionato. In più abbiamo, io per quanto mi riguarda, ho la fortuna quest'anno di, nonostante l'anno scorso anno con Riccardo Patini abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma insieme a Riccardo e con l'avvento di Pierluigi Di Santo, il quale ci metterà a disposizione tutta la sua esperienza e tutte le sue competenze, io credo che non possiamo fare altro che migliorarci. Dove possiamo arrivare non lo sappiamo, abbiamo parlato per grandi linee di quello che è un po' il progetto tattico su cui dobbiamo lavorare, ci siamo confrontati in questa settimana che abbiamo avuto la possibilità di conoscerci un po' più approfonditamente, perché già lo conoscevo personalmente, ma ho avuto un impatto che mi è piaciuto tantissimo, perché parliamo la stessa lingua, parliamo la lingua del calcio, e quindi per me è molto semplice potermi confrontare con lui. E al netto di questi discorsi che abbiamo fatto, abbiamo già buttato giù quello che è il progetto di squadra e lui sta lavorando già per sondando un po' il mercato per quelli che potranno essere i calciatori funzionali al mio progetto di squadra, al nostro progetto di squadra, e soprattutto che rientreranno in quelli che sono i canoni del budget che la società ci ha dato da poter spendere. Appuntamento per il primo giorno del ritiro è dove? Abbiamo già programmato il ritiro, inizieremo lunedì 23 luglio, lo faremo in sede. Abbiamo fatto una serie di valutazioni con la società, che spesso abbiamo delle strutture che ce le invidiano tutti, abbiamo la possibilità logistica di poterlo fare in sede, siamo organizzati sotto questo punto di vista. Purtroppo l'anno scorso, sulla scorta dello scorso anno, siamo andati in ritiro 24-25 persone, alla fine del ritiro ne sono rimasti 6 o 7, e alla fine abbiamo pensato che il gioco non valeva la candela, e con la società, d'accordo con la società, d'accordo col direttore, abbiamo deciso di iniziare il ritiro il 23 di luglio qui a Cassino, e lo faremo fino al 12 di agosto sempre qui a Cassino. Poi stiamo programmando anche delle amichevoli in questa fase, che al momento ancora non abbiamo il programma definitivo, che sarà presto comunicato, e quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per poter iniziare questa stagione con grande motivazione, con grande voglia di poter far bene e di toglierci qualche soddisfazione. Bene, siamo contenti un po' tutti i tifosi del Cassino, io in modo particolare. Siamo in compagnia con Di Santo, Gigi Di Santo, nuovo direttore generale del Cassino, conosciuto qui a Cassino anche perché è di Cassino, ma soprattutto anche perché i suoi successi nel calcio, insomma, fino adesso sono notevoli, quindi vanno ricordati. Il Cassino, ho parlato col presidente poc'anzi, ha fatto un'affermazione, dice: abbiamo voluto cominciare con un personaggio, una persona che conosce il calcio e ci può dare sicuramente la sua esperienza, metterla a disposizione della società. Che ti senti di aggiungere? Io mi sento di aggiungere intanto di ringraziarlo perché ha voluto questa, mi sento lusingato, primo perché sono di Cassino e quindi tornare a casa per me è veramente una cosa bellissima. Poi non posso che ringraziare il presidente che mi ha voluto in tutti i modi, e io farò il possibile per cercare di ricambiarlo, magari andando a centrare un altro obiettivo e mettere nel mio curriculum, nel curriculum del Cassino Calcio, qualcosa di importante, perché questa città merita di poter... Anche un sapore affettivo, chiaramente. Ma guarda Gianni, io ho avuto altre proposte, però come avevo detto al presidente avrei preso in considerazione più che altro quella di Cassino, perché poter fare qualcosa per questa città per me è veramente una cosa importante. Farò il possibile insieme al mister, insieme ai collaboratori, per mettere su un qualcosa di importante, a cominciare da un'organizzazione societaria.
perché poi, come tu ben sai, me lo insegni, l'organizzazione porta punti in tutto e per tutto, quindi si partirà da quello per poi andare a costruire ciò che è opportuno per penso che vengono prima le società e poi i calciatori in campo. Ma io ho sempre pensato così, è la prima cosa che ho detto al Presidente, ho detto: Presidente, io sono dell'idea che bisogna costruire un mosaico, certo, di squadre e mettere in condizione anche la città di essere contenta di ciò che costruisci, però poi la città non vede quello che è il lavoro che si fa dietro, mentre invece l'organizzazione porta punti in tutto e per tutto, certo, a cominciare dal settore sanitario a finire all'ultima, e io farò il possibile per cercare di organizzare tutto quello che c'è da organizzare. Appuntamento per il ritiro, primo giorno? 23 luglio, il mister ci ha dato questa data, stiamo cercando di organizzare con le giuste location e con tutto quello che possa servire per cominciare nel migliore dei modi. Gigi, non avremo modo di incontrarci sicuramente durante il corso del campionato per raffrontarci e confrontarci con queste parole dette adesso. Assolutamente. Io ti ringrazio, sì. Grazie a voi e forza Cassino. Marco Rocca, che è un vicepresidente del Cassino e presidente del settore giovanile. Perfetto. Presidente, il settore giovanile di Cassino è un fiore all'occhiello, insomma. Ecco, io penso che qualcosa lei l'avrà già, qualche notizia l'avrà. Che si propone di fare nel prossimo anno? Allora, guardi, a me fa piacere moltissimo che il presidente Nicandro Rossi abbia scelto di puntare molto sul settore giovanile, perché una società che ambisce a dei palcoscenici, sì, importanti come appunto un eventuale Lega Pro non può prescindere da quella che è la crescita sia strutturale, societaria, ma anche del settore giovanile. Cassino in particolare offre il vantaggio di avere è un grosso raccoglitore di talenti, perché appunto parliamo da una provincia che può essere subito sotto Roma fino ad arrivare a Caserta, arrivare a Napoli. Siamo alla periferia di Napoli e di Roma. Perfettamente, perfettamente. E quindi se ci sono talenti in città importanti come Napoli e Roma, ci saranno altrettanti talenti sicuramente anche in questa provincia. Quindi il percorso da fare è, e voi me lo insegnate, due sono le strade: o si mette mano al portafoglio e si prendono giocatori già pronti, finiti, per fare una Lega Pro, oppure si crescono dei talenti dal settore giovanile. E poiché già da quest'anno i nostri collaboratori del settore giovanile hanno fatto un ottimo lavoro, perché non continuare su questa strada cercando di professionalizzare e strutturare questa società anche per quel versante, che è quello del settore giovanile. Quindi le cose, i soldi vanno investiti, ma vanno investiti bene. Non è importante quanto si investa, ma soprattutto come si investe. E quindi per questo ringrazio appunto il presidente Nicandro Rossi, che ha visto nella mia figura la persona che può dare questo supporto. Noi la ringraziamo, vogliamo solo ricordare che lei opera nel settore farmaceutico, sì, è giusto e doveroso dirlo. Assolutamente. E praticamente vediamo che c'è tanto entusiasmo, avremo modo poi di rivederci e vedere un attimino. Certamente. Come sono andate queste auspicie, insomma. La ringraziamo vivamente. A voi, grazie.